bella gente, benvenuti nel mio canale, io sono Amale e oggi è una giornata che devo lavare assolutamente i capelli, quindi ho deciso di fare una maschera mega idratante per i capelli ricci, perché è ora di farlo. Quindi accompagnatemi con questa maschera meravigliosa. Cominciamo con la preparazione della nostra maschera, semplicissima da preparare. Un pochino, una spolverata di semi di lino. Come sapete i semi di lino sono favolosi per i capelli ricci, e riso, ci serve l'amido di riso perché è lenitivo e idratante sia per il viso che per i capelli. Infatti mi è avanzato un pochettino di questa maschera, l'ho applicata sul viso e non vi dico il risultato. Come vedete in fine video, quando sto facendo i styling, io non ho assolutamente nulla, né crema né niente. Vedete la pelle come bella luminosa, perché veramente è molto buona. E niente, ho preso una banana, ho mangiato la maggior parte della banana e ho messo la buccia. La buccia di banana contiene un sacco di vitamine che sono molto utili per i nostri capelli, per la nostra pelle. Lo miscelo a fuoco lento, infatti il fuoco mi si è sporcato tantissimo, con un po' di bicarbonato svelto torna nuovo, e vado a frullare il tutto. Li frullo e è pronto per l'utilizzo. È semplicissimo, dobbiamo applicarla tiepida sui capelli. Ho lavato i capelli, adesso metto questa maschera sotto la doccia perché sennò sporco tutto, sapendo che ho comprato un tappeto beige e voglio che mi duri qualche giorno. Allora vado a applicare un filo di banana. Lasciate riposo più o meno 2 ore. Vado ad applicare, ho già messo un pochettino di Crazy Color in questa parte qua. Comunque vi racconto un po' della mia esperienza amorosa qua a Valencia. Dopo che mi sono lasciata con il mio ragazzo, io sono uscita malissimo. Non nella parte, sono uscita male perché sapete, comunque quando avete il futuro già fatto, nel senso avete una persona, condividete i sogni, saranno belli, brutti, alti, bassi, però avevo un partner, avevo già le mamma mia, guarda, mi sono già macchiata, no, è solo acqua. Mi sono lasciata con questa persona con convenzione pura e dura, nel senso preferivo 1000 volte stare da sola che stare con quella persona, perché li voglio bene, cioè li voglio bene tuttora. Però non c'era più niente, non c'era più niente. Se volete saperne di più, potete guardare il video precedente, vi lascio qua sul link. Io mi sono trovata a 30 anni picco, da sola, dicendo cavoli, e adesso cosa faccio? Rimarrò da sola, io non so più approcciarmi nella vita. I soliti discorsi che fanno, credo, tutte le ragazze single. Però fidatevi, meglio soli che mal accompagnati. Comunque, ho passato un periodo terribile. Comunque io mi sono recuperata dopo 2 anni. Faccio schifo perché così è la realtà. Comunque ho conosciuto questa persona, era mio vicino di casa. Niente, io dopo 9 mesi che mi sono lasciata, questa persona qua mi si è avvicinata. Oltre il buongiorno, buonasera che avevamo, mi ha chiesto di uscire. E sono uscita, vi dico, per... non perché la persona mi piacesse o dico avevo una passione, no, assolutamente, sono uscita per noia, per non stare a casa. Ve lo dico chiaro e tondo, perché non volevo stare a casa. Mi ha chiesto di uscire e io ho detto ok, va bene, perfetto. Sono usciti il giovedì, che è stata una cena veramente molto molto carina. Lui era simpaticissimo, molto carino il suo modo di fare, tutto il resto. E a parte che io lo conoscevo perché era una persona veramente molto gentile, sempre sorridente, a me mi ha attirato solo per quello. Il sabato mi dice che io sono la donna della sua vita, che sono l'amore della sua vita, che ha trovato la donna perfetta per lui, che io sono quello che lui desiderava, ho tutti i requisiti da lui richiesti, tutte queste cose qua, ok? Io credo, ci credo fortemente, perché era un periodo che stavo male,
non sapevo e non ero in grado di prendere decisioni per me. Stavo male, io ero depressa, stavo malissimo, ma proprio male, non potete capire quanto. Non ero in grado di prendere qualsiasi decisione nella mia vita. Avevo bisogno di una persona che mi appoggia. Io piangevo tantissimo, mi è successo di tutto. Infatti vi lascio qua sopra il video della sfiga che avevo fatto. Stavo male, ma male, male, ma avevo proprio bisogno di una persona che mi guida, che mi dice cosa devo fare, che mi dice come devo comportarmi. Stavo male, cioè io lo ammetto, ho fatto una cavolata, però non ero in grado, avevo proprio bisogno di questa persona. Infatti questo qua dice: sono la donna per lui, vuole creare una famiglia, infatti quello che io volevo in quel momento, vuole creare una famiglia, vuole stare con me, mi ama, 2 giorni, due, che mi ama, bla 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 bla, vabbè, mi sono fatta coinvolgere in questa cosa qua, anche se dentro di me io ero confusa, ma sapevo che non ero pronta per una relazione, per niente, perché e non amavo neanche me stessa, figurati se amavo un'altra persona. Poi la responsabilità di stare con un'altra persona deve essere libera. Io non ero libera, non stavo bene. E glielo ho detto 1000 volte, ho detto: guarda, non aspettare molto da me perché io non sono in grado neanche di dare a me stessa. Ma che bello. E lui: no, 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 stiamo insieme, bla 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 bla. Vabbè. Ho diviso i capelli, vado a bagnarli. Dunque, questa persona mi è stata tutto, mi è stata una persona che mi dava tutto quello che avevo bisogno: amore, attenzione, stabilità, tranquillità. Poi era carino, gentile, dolce, simpatico, mi faceva tanto ridere. Stavo davvero molto bene. E lui mi dice: allora che è inutile, che comunque viviamo in due case diverse, abbiamo due spese, vieni a vivere da me. Io ho fatto la cavolata più grande della mia vita. E tra il fatto che comunque dove lavoravo mi trattava malissimo, mi trattava male e io non rispondevo, non lo mettevo sul posto perché io non stavo bene, io non mi riconoscevo, ho perso la mia capacità, ho perso la mia personalità, ho perso la mia forza, ho perso la mia resistenza, ho perso tutto, cioè io come fosse hai preso una persona che conosceva più o meno se stessa, l'hai staccata e non mi riconoscevo. Ero docile, sottomessa, schiacciata, senza carattere, senza niente, non mi riconosco. Io che sono stata sempre una persona molto indipendente, forte, affrontare situazioni molto molto difficili con forza e coraggio, ho perso tutto. Credo che dopo l'esaurimento nervoso, l'ultimo, è come forse mi si è resettato completamente il cervello. Infatti io ho avuto un grande problema dopo di memoria, mi dimenticavo tutto, non mi ricordavo niente, non mi ricordavo le persone, non mi ricordavo tante tante cose. Adesso, dopo 2 anni, ho cominciato piano piano a farmi tornare queste cose. Un'amnesia pura e dura. Cioè, io avevo la cassa quella che uso per i pagamenti, dopo l'ho avuta per 5 anni, non sapevo più usarla. Non sapevo usarla, cioè pensate che livelli, che la mente umana è strana davvero. Comunque, decido, lui mi ha convinto in tutti i modi: per favore, vieni da me, viviamo insieme, dai, guarda, mi ha convinto. Mamma mia, io non sono mai entrata a casa sua, ok? Sono andata su un giorno e sono entrata a casa sua, ragazze. Lo schifo che c'era in quella casa. In 7 anni che viveva da solo, non ha mai pulito casa. Io ci ho messo 2 mesi, 2 a pulirla. Ho tirato fuori più di 40 sacchi di spazzatura da quella casa. Infatti, guarda, se guardate i video miei di un anno fa, un anno e mezzo fa, vedete i cambiamenti che avevo fatto, le decorazioni, avevo comprato le mie sedie, avevo fatto un sacco di cambiamenti in quella casa perché davvero era invivibile, c'era un odore di M impressionante, però io dicevo: vabbè, è una brava persona, avrà dei difetti, ma lo aiuto a migliorare. Ragazze, questo io ho imparato che o trovi la persona giusta,
per te, che la persona perfetta non esiste, però la persona che deve avere dei criteri. Un uomo che ti viene e ti dice ti ama alla follia, al prima settimana, taglia, è un psicopatico. Secondo, le persone sporche. Il disordine va bene, però le persone sporche, mai nella vita, perché se una persona non è in grado di pulire la sua casa, non è in grado di pulire se stesso. Fine, questa qua l'ho imparata proprio sulla pelle. Io non ho mai sofferto il panico nella mia vita, mai, mai sofferto. Io sono sempre stata molto decisa. Il panico, quando entravo in quella casa e dico oggi pulisco, ti giuro, il panico. Io ho mai visto un schifo così schifo in tutta la mia vita. Dopo il mio locale ho visto questa casa, come si può ridurre i peli del cane nel congelatore, non so, ciabatte, scarpe nei cassetti in sala, la terrazza che era una terrazza enorme, comunque vi lascio un video sopra della terrazza come la pulivo, tutto il resto, i cani che gli facevano la cacca in terrazza, oh mamma mia, comunque. Andiamo avanti, a parte quello chiudevo occhio perché aveva altre qualità, perché era una persona veramente molto attento, una persona che mi faceva un sacco di complimenti tutti i giorni, cose che io... Gente, questo qua è il risultato finale. Oggi è il secondo giorno, perché ieri ho fatto un video ma non c'era abbastanza luce, quindi non vedete proprio nulla. C'è abbastanza luminosità per poter darvi il senso di questa pettinatura meravigliosa che può essere un'idea stupenda per il Capodanno. A me piacciono molto, sono molto definiti, sono molto belli. L'unica cosa che ho messo poca vasellina, quindi la prossima volta io ve lo consiglio, se lo fate, scaldate bene la vasellina. Io non avevo un strumento per scaldarla qua in sala, invece in bagno la metto nel phon, ad esempio, la scaldo e la applico. Scaldate bene la vasellina prima di metterla, mettete un pochettino in più. E un'altra cosa, quando fate questa pettinatura, la linea la fate un pochettino più alta. Questo punto, il punto del sopracciglio, è tagliata un pochettino più dentro perché il ciuffo mi cade così e non mi piace, capite? E quando fate tutta la testa per darvi il volume in questo punto, perché se no si separano e questo punto rimane vuoto. Comunque, gente, questa qua è la prima parte di questa storia. Vi lascio la seconda parte perché purtroppo il video è lunghissimo, di 30 minuti, mi sembra un po' troppo. Bella gente, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutte le novità. E credo domani o dopodomani vi lascio la seconda storia. Ho deciso di pubblicare questo video mercoledì oggi, anche se lo pubblico tardi, perché domenica non credo di farcela di fare un video, perché credo non sarò in me dopo il Capodanno. E poi io vorrei andare a vedere l'alba di Luno, perché per me è fondamentale, tutti gli anni lo faccio, è una cosa che mi interessa tanto. Se vi interessa il Luno mattina all'alba, trovate un video in diretta, così guardate l'alba con me a Valencia, alla playa di Valencia. Ciao e buona giornata a tutti.